Miglio non è stato semplice da presidente incompiuto, riferito ovviamente alla riforma portare avanti Palazzo Dogana. Ci è riuscito? Io penso di sì. Abbiamo dato all'amministrazione provinciale di Foggia la possibilità di superare un momento molto difficile a fronte di riduzioni sensibili dei trasferimenti erariali e con una debitoria che abbiamo ripianato in questi 4 anni. C'è un riconoscimento di debito e quindi un pagamento di debitoria pregressa che totalizza quasi 10 milioni di euro. Quindi consegno al mio successore un ente che ha i conti in ordine, strutturalmente sano, e non era un'operazione scontata ed agevole. Altre province hanno dichiarato il dissesto. La provincia di Foggia invece questo rischio non lo corre, poteva correrlo se ci fossero state delle scelte più avventate e azzardate. Abbiamo gestito anche i mutamenti che ci sono stati per quanto riguarda il personale, abbiamo in pieno accordo con i dipendenti ascoltato tutte le esigenze e le istanze, tant'è vero che non avete avuto notizia di conflitti, contrapposizioni in questi anni, eppure non è stato semplice dire a delle persone che lavoravano da tanti anni alla provincia di Foggia che il loro futuro lavorativo era presso altre amministrazioni. Insieme, con un bagno di umiltà, di collaborazione e di disponibilità reciproca, abbiamo gestito questo passaggio in maniera tranquilla, senza che ci fossero dei travagli per l'andamento dell'ente. Così pure per quanto riguarda l'azione che abbiamo svolto nell'ambito della cabina di regia del Patto per la Puglia, l'ente provincia ha svolto il suo ruolo di ente capofila, cioè spesso proponendosi come momento di mediazione tra punti di vista diversi, pur legittimi, che nascevano tra tutti i partecipanti. Lo abbiamo fatto tenendo i toni bassi, non cedendo mai anche a tentazioni di polemiche, lo abbiamo fatto perché abbiamo sentito forte questo senso di responsabilità, avviando anche una programmazione per quanto riguarda la manutenzione stradale e la manutenzione degli edifici scolastici. Certo, molto ben al di sotto di quelle che sono le reali esigenze, ma ciò è avvenuto non già perché non vi era la volontà di applicarsi in questa materia, ma perché la nostra capacità di spesa è stata, da una legge sicuramente sbagliata e poco condivisibile, grandemente limitata. Io quindi penso di poter stilare un bilancio assolutamente positivo di questi anni, anche perché, voglio dire, questa è una cosa di cui mi faccio grande vanto, avremmo potuto smobilitare il patrimonio dell'ente, che è stato fatto salvo, soltanto alcuni beni inutili e in totale disuso sono stati alienati, ma tutti i cespiti più importanti, tutti i beni immobili più importanti della provincia di Foggia sono stati mantenuti. Non da ultimo ricorderete la polemica nata col Comune di Foggia per quanto riguarda il Teatro del Fuoco. All'indomani della perdita della funzione cultura da parte della provincia di Foggia, in maniera garbata ma molto esplicita, il Comune aveva avanzato l'istanza che quel bene andasse nella consistenza patrimoniale del Comune di Foggia. Noi lo abbiamo assolutamente impedito perché era un'intuizione del Presidente Pellegrino che andava assolutamente preservata e conservata, l'intuizione che portò una caserma dei Vigili del Fuoco ad essere un contenitore culturale importante e seppur in maniera molto faticosa abbiamo cercato di dargli una programmazione culturale. Cioè, voglio dire, date le condizioni che si erano delineate, abbiamo fatto il massimo di quello che era possibile fare. Io mi auguro e auspico che il prossimo presidente possa avere un contesto normativo, economico, finanziario certamente più felice, che gli consenta di fare di più di quello che realisticamente siamo riusciti a fare noi con la situazione che abbiamo ereditato. Presidente, il quadro che ha tracciato è completo, efficace, però due patate bollenti che gli sono state affidate da questa riforma a metà della legge Delrio sono le strade e le scuole. Per le strade, sì, in qualche modo alla fine se l'è cavata perché ci sono i fondi. Per la ricognizione del patrimonio scolastico invece c'è ancora molto da fare, atteso che proprio una ricognizione degli edifici vi avrebbe consentito di partecipare a degli progetti di finanziamento importanti. Assolutamente sì, e questo è accaduto. Voglio dire, non c'è una procedura di finanziamento in cui la provincia di Foggia sia stata assente. Quelle più importanti vede la nostra partecipazione e in molte di esse siamo anche destinatari di finanziamenti che verranno prossimamente introitati dall'amministrazione e quindi alla gestione e all'attenzione del prossimo presidente. Anche su questo punto mi sento di dire
che siamo stati attenti, non c'è stata negligenza o disattenzione, leggerezza. Quindi credo che da questo punto di vista, sia per quanto riguarda le strade e anche per quanto riguarda la manutenzione scolastica, proprio ultimamente abbiamo ottenuto bei finanziamenti per diversi plessi scolastici della provincia di Foggia, io penso che si possa partire con una fase nuova di cui noi abbiamo posto in essere le premesse e le condizioni. Domani si vota per il nuovo presidente e il passo che porta al vicino Palazzo di Città, politicamente parlando. Non ho capito, scusa. Dico, domani si vota per il nuovo presidente della provincia. Sì. È il passo che porterà alle elezioni comunali a Palazzo di Città, che è appunto due passi da Palazzo Dogana? Io credo che in questo momento si apre una fase politica nuova, a prescindere da quelle che sono state le scelte delle elezioni provinciali. C'è un contesto in evoluzione che seguiamo con grande interesse, che potrebbe portare elementi di novità molto importanti. Quindi penso che ci sia veramente l'avvio di una fase politica nuova che sarà a fuoriera di quali risultati al momento non sono in grado di prevederli e credo che nessuno abbia questa possibilità. Però c'è un quadro in assoluta evoluzione di ristrutturazione, voglio dire, della politica che io mi auguro sia in senso migliorativo, non peggiorativo. Se dovesse essere eletto Gatta o Merla, l'augurio che farebbe all'uno o all'altro? L'augurio è di prendere questo ruolo così come l'abbiamo fatto noi, cioè io e la mia compagine amministrativa, con grande senso di responsabilità e con grande voglia di confrontarsi con tutti. La provincia in questi anni era un ente fortemente minacciato dal populismo di piazza, dalla legislazione e questa fase non ancora è terminata perché vedo che anche il governo in carica ancora non ha le idee ben chiare rispetto a quello che debba essere la prospettiva di questa amministrazione. Registro punti di vista diversi tra i 5 Stelle e la Lega, quindi probabilmente questa fase di incertezza avrà una sua prosecuzione ancora per qualche tempo e io mi auguro che sia il più breve possibile. E quindi sicuramente in questa fase iniziale di mandato il Presidente si troverà ad dirigere un ente ancora diciamo incerto nella sua destinazione, quindi ci vorrà molto senso di responsabilità, molta pazienza, molta volontà di confrontarsi con tutti, con quelli che hanno votato per lui o che non hanno votato, con i sindaci che hanno, e i consiglieri che hanno votato, per quelli che non hanno votato, di non cedere mai a tentazioni che alcune volte ci sono di polemiche, perché deve sempre prevalere in quel momento quello che è l'interesse dell'amministrazione e della comunità amministrata. Quindi non è una cosa semplice, perché spesso viene proprio la voglia di replicare e di entrare a pieno titolo nella vis polemica, noi lo abbiamo quasi sempre evitato, quindi siamo stati sempre abbastanza, diciamo, responsabili. Io credo che anche il futuro presidente dovrà, se mi posso permettere di dargli un consiglio, intraprendere questo stesso modus operandi e sarà sicuramente foriero di buoni risultati. Per chiudere, chi dei due secondo lei potrebbe interpretare al meglio questo ruolo che ha prefigurato? Sono entrambi bravi sindaci, io conosco entrambi, conosco sia Nicola Gatta che Michele Merla, ho avuto modo di collaborare con loro per diverse questioni, anche nella mia veste di presidente della provincia, spesso, sovente, ci siamo interfacciati col comune di Candela e abbiamo collaborato assolutamente bene. Per la questione della legalità, dopo i fatti di San Marco del 9 agosto, ho avuto la possibilità di incontrarmi più di una volta con Michele Merla e ne ho riscontrato su quei temi anche da parte sua una grande sensibilità. Sono cioè due persone, da un punto di vista umano, che mi sento di apprezzare e stimare, entrambi in ugual misura. Come amministratori li vedo molto capaci e sono due amministratori che fanno riferimento a un territorio ampio, perché se volete il sindaco di Candela è, diciamo, riferimento di un territorio, che è quello dei Monti Dauni, che pure chiede attenzione all'ente provincia, l'ha fatto in questi anni. L'altro, sindaco di San Marco, è punto di riferimento di un altro territorio, il Gargano, che in questi anni su molte situazioni, soprattutto legate alla criminalità e alla illegalità, si è molto messo in evidenza, penso a Vieste, tutto quello che è accaduto nel recente passato nella città di Vieste. Quindi due territori che in questo momento assurgono sulla scena provinciale, io credo in maniera assolutamente meritata. L'altra volta a confrontarsi erano sindaci di due grossi comuni, Foggia e San Severo, adesso sono sindaci di comuni con dimensioni più piccole, però riferimento di due territori periferici
cioè non centralissimi nel territorio provinciale, ma ugualmente importanti per le cose che ci siamo detti. Saranno comunque le grosse città a decidere. Penso di sì, per questo sistema del voto ponderato è inevitabile che il voto del consigliere comunale di Foggia pesi di più del voto del consigliere comunale del comune di 2000 abitanti. Purtroppo è un meccanismo di voto che non ci siamo inventati noi, si è inventato il legislatore nel 2014, quindi è chiaro che la scelta questa volta, come è successo anche l'altra volta, sarà fortemente determinata e condizionata dalle valutazioni che faranno i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni più grandi.